Ciao! Non ho mai fatto video senza farmi vedere in faccia, però vi faccio vedere, ecco, la manica di quello che ho su in questo momento, che è una specie di vestaglia pelosa. Quindi ovviamente sono assolutamente impresentabile e quindi è assolutamente impensabile fare un video nel quale mi faccio vedere in faccia. Ho tra l'altro delle specie di ventose nei capelli che tengono tutto insieme, quindi veramente qualcosa di inguardabile. Intanto vi anticipo che ho su uno smalto del quale vi parlerò presto, vi farò una recensione perché non è uno smalto comune, è uno smalto un po' particolare. Ma siamo qui per parlare del pacchettino arrivato oggi perché ho fatto questo acquisto in occasione del Black Friday e come potete vedere si tratta di nuvole blu. Infatti era da un po' che volevo fare un acquisto su questo sito perché avevo visto qualche recensione e avevo visto che le ragazze ne parlavano molto bene, in particolare per la cura del pacchetto, per la cura, insomma, che mette la ragazza, la proprietaria del sito negli ordini delle clienti. E poi avevo anche sentito che dava un sacco di campioncini, quindi assolutamente non potevo non ordinare. In occasione del Black Friday c'era il 15% di sconto, non su tutto, ma sulle cose non scontate, perché poi c'erano anche delle cose già scontate, anche se le cose già scontate erano al 10, non al 15. Quindi sì, diciamo che ci sono stati siti che hanno fatto sconti un po' più consistenti, però vabbè, visto che volevo ordinare qua, ho preso la palla al balzo e ho fatto l'ordine. Allora, intanto vedete. Carinissimo, perché io l'ho già aperto, però prima di aprirlo proprio completamente ho voluto fare questo video e questo è anche il motivo per cui non ho aspettato di essere presentabile e di farvi un video di persona, perché volevo assolutamente aprire il pacco, però allo stesso tempo volevo farvelo vedere perché è veramente molto molto carino. Allora, intanto vedete, grazie Laura, mi ha scritto. Poi aprendo qua c'è, questa è la bustina per dei campioncini e ha scritto per te Laura. Qua c'è la sua cartolina, il suo bigliettino, shop online e qua dietro, che carina, super carina, mi ha scritto: ciao cara Laura, grazie per il tuo ordine, benvenuta su Nuvole Blu. Spero tanto che i prodotti potranno piacerti, se vuoi puoi lasciare una recensione sulla pagina Facebook. E va bene. Andiamo avanti, adesso guardiamo anche i campioncini, vi faccio vedere cosa mi ha dato. Questi sono altri due campioncini e poi guardate, cioè guardate, è fortissimo perché ha impacchettato ogni singolo prodotto, sono tutti pacchettini, cioè troppo forti, ci sono, vabbè, ovviamente gli imballaggi, ma sono tutti 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 impacchettati. Cioè, fortissima, mai vista una roba del genere, non mi è mai arrivato un pacco nel quale tutti, tutti gli articoli fossero impacchettati uno ad uno. Ma andiamo a vedere cosa mi ha dato di campioncini, perché devo dire che è stata generosa, però sono stata un po' sfigata, perché mi ha dato dei campioncini che, insomma, non sono proprio per il mio tipo di pelle, capelli. Quindi sì, sono stata un po' sfigata. Allora, abbiamo prima di tutto questa crema addolcente viso di Pulp de Vie, che è questa marca che mi ispira moltissimo. Poi abbiamo questa antirughe della Planters. Poi abbiamo questo scrub viso, questo interessante, alla bava di lumaca. Poi abbiamo questa crema viso, Moisturizing Face Cream Anti-Age, pelle mista e grassa. Sì, peccato che è quella che ho comprato. Infatti la vedrete dopo, adesso spacchettiamo e vedrete che l'ho comprata. Quindi non ho capito perché mi ha dato il campioncino. Poi abbiamo il balsamo capelli, sempre di Rasayana. Poi abbiamo lo shampoo capelli secchi e sfibrati. Io ho i capelli grassi. Quindi purtroppo non va bene per me,
Questa invece è molto interessante perché è la maschera brightening della Madara. Questa la volevo comprare e non era disponibile, quindi proverò assolutamente il campioncino. Poi abbiamo di Giada lo shampoo anticrespo. Io ho i capelli in ogni modo tranne che crespi e secchi. Infatti, questo è per capelli secchi, trattati e sfibrati. Non va bene per me. Poi ho lo shampoo alla borragine per capelli chimicamente trattati, anche qui i miei capelli non sono mai stati tinti, non sono mai stati trattati dal parrucchiere, ci vado una volta all'anno. Poi questa, anche questa è una crema della Madara per pelli secche e non va bene, idratante per pelli secche. Io ovviamente ho la pelle mista grassa, come sapete. Qui c'è questo Moisture Soap, quindi un sapone idratante, diciamo, al gelsomino. E questo va bene, lo proviamo. E poi c'è il balsamo leave-in, moringa e lino della Saponaria. Questo lo provo volentieri, anche se è un trattamento senza risciacquo per proteggere e domare. Indomare le chiome più ribelli. Io non ho proprio una chioma ribelle per niente, anzi è liscia e piatta, quindi direi che non è proprio il massimo. Un'altra cosa che ho trovato dentro nella scatola era questa barrettina Loacker, che però purtroppo è arrivata aperta, vedete? E quindi non so se sia il caso di mangiarla. Apprezzo molto la carineria, però è arrivata aperta. Bene, andiamo a vedere, quindi un po' di sfiga devo dire in questo ordine, però andiamo a vedere che pacchettini ci sono in questa scatola. Dunque, questo qua più grande lo andiamo ad aprire insieme ed è finalmente, la volevo da un po', la volevo provare da tanto. Io non uso tanto questo genere di prodotti, però cioè in realtà, o meglio, li uso, però uso sempre la mia solita acqua di rosa che conoscete benissimo, che prendo, che ho nominato anche nei 5 prodotti top, e che prendo sempre nei negozi etnici, l'acqua di rosa alimentare. Però volevo proprio vedere se trovavo una differenza tra quell'acqua di rose e qualcosa magari di un po' più specifico, quindi ho voluto provare l'acqua termale della Yonzac, famosissima, confezione enorme da 300 ml, ovviamente è spray, ovviamente, e quindi niente, proveremo. Poi ho voluto provare di mossa, qualcosa di mossa, perché non avevo mai provato nulla e mi ha incuriosito molto questo tonico, quindi anche qua sempre sulla linea, insomma, dell'acqua termale, perché volevo provare dei tonici, delle acque un po' più specifici, e mi ha incuriosito questo tonico praticamente schiarente e specifico per le pelli impure, anche con acne, brufoli. Io non ho più l'acne, per fortuna, però ogni tanto, specialmente in quei periodi del ciclo di noi care ragazze, qualcosa mi torna fuori, quindi volevo com e comunque io ho la pelle impura, cioè questo è rimasto, e quindi volevo provare questo, appunto, questo prodotto che dovrebbe un po' tenere sotto controllo, vedete, blemish control, dovrebbe tenere un po' sotto controllo la situazione, vedete, anche per acne e problemi della pelle. E c'è dentro il AHA e BHA, acido salicilico, quindi insomma un prodotto che contiene acidi e quindi dovrebbe comunque andare a esfoliare un po' la pelle chimicamente, quindi vediamo un po'. Io intanto non so come sia messa la fotocamera, probabilmente sarà storta, abbiate pazienza, ma è in una posizione veramente sbilenca, oserei dire. Poi volevo provare, appunto, come vi ho detto, dai campioncini, qualcosa della Pulp Devi. Ecco qua, ho preso quindi
ho voluto provare questa maschera e gommage, quindi è una maschera esfoliante, face mask and scrub. Ecco, questa è la marca. Intanto ho alzato un pochino la fotocamera, guardateli chi c'è lì dietro che ci guarda. Va bene, ok, basta, si vede che sono tipo le 11 di sera e niente, vediamo un po' com'è questa maschera scrub. Ecco, carina, non è tanto grande, zero conservanti, wow. Sono 75 ml, sì, non è tanto grande, però insomma, sweet frappé. E va bene, c'è dentro, vedete, il cetriolo e il pompelmo, credo, mi sembra un pompelmo questo. È interessante questa marca perché ha dei prezzi buoni, insomma, almeno io non l'ho mai provata, se anche come efficacia risulta interessante, direi che diventa veramente molto molto interessante. Poi qua sotto abbiamo, ecco. Ah, ecco, sì, questa qua è la crema antirughe. Allora, questa è una crema antirughe, ma è fatta per le prime rughe. Infatti, vedete, Premiere Rid Visage. Rigenerante, idratante, the ride killer, va bene. Ci sono dentro i lamponi, perché questi mi sembrano lamponi. Infatti la cosa bella di questa marca è che mette un sacco di frutta, verdura dentro i prodotti. È piccolina, piccolina, 30 ml. E va bene, proveremo. Dovrebbe essere indicata anche per una pelle non eccessivamente secca, quindi anche per pelli miste, normali, dovrebbe andare bene. Quindi vediamo un po', 100% di origine naturale. Bello. Vediamo, marca ovviamente super francese, c'è scritto tutto in francese. Avrà veramente delle alte percentuali di ingredienti di origine naturale e vegetale, però devo dire che ha una bassa percentuale di ingredienti biologici, perché c'è dentro solamente il 13,30% di ingredienti bio, e questa cosa non ci piace. Ecco, forse perché questi prodotti costano un po' meno della media, diciamo, dei prodotti bio. E va bene, poi cosa abbiamo qua? Poi qua, ecco, questa non ve la posso far vedere perché è un regalo per una mia amica e non posso neanche parlarvene perché se lei disgraziatamente guarda questo video capisce subito cos'è, quindi lo lascio lì. Poi eccola qua, io diciamo che ho fatto quest'ordine quasi esclusivamente per lei, perché volevo veramente provarla. È questa crema di Rasayana, che è questa marca italiana, nonostante il nome sembri un po' indianeggiante, ma è una crema assolutamente italiana, è anti-age, ma come potete vedere qua sotto è per pelle mista e grassa. Questo è il motivo per cui l'ho comprata, perché è veramente difficile trovare una crema anti-age per pelle mista e grassa. La maggior parte delle creme anti-age purtroppo tendono ad essere molto grasse, quindi tendono ad essere più indicate per una pelle secca, però c'è anche chi ha la pelle mista e vorrebbe magari qualcosa di anti-age. Anche questa non l'ho pagata tantissimo, mi sembra che costasse sui 16 euro forse. Questa marca è abbastanza nuova, quindi ha ancora pochi prodotti. Mi sembra un paio di shampoo, un balsamo, un paio di creme viso, cioè veramente poche cose ancora. Molto bello il packaging, mi piace molto questa confezione, molto igienica, vedete, con l'erogatore fatto in questo modo, con il suo tappino, bella, molto bella. E questa è da 50 ml, quindi insomma un formato già un po' più generoso. Bene, proverò sicuramente. Poi
Questa mi sa che, ecco, questa è un'altra cosa, sempre della Pulp de Vie. Questo mi incuriosiva molto, perché è una maschera, praticamente, per il contorno occhi. Quindi qualcosa di abbastanza singolare, vedete dentro il kiwi, molto carina l'idea di mettere dentro della frutta nei prodotti, anche questo 100% di origine naturale, maschera, vedete, maschera e contorno occhi, quindi si può usare sia come contorno occhi semplice che come maschera in pacco, diciamo, usata in quantità un po' più consistenti, anche questa 0% di conservanti, e addirittura qua vi fanno vedere anche i produttori locali, quello che produce il kiwi vi dice chi è e dov'è, c'è anche la foto della signora, pazzesca questa cosa, e poi c'è anche il signore che produce le prugne, perché qua dentro c'è l'olio di prugna estratto a secco ed è fatto da questo signore. Quindi veramente carina questa cosa. C'è dentro la menta piperita come secondo ingrediente, quindi sicuramente sarà un prodotto molto rinfrescante, e questa cosa mi piace molto sul contorno occhi. Questo è da 15 ml. Andiamo a vedere la confezione. Ecco qua. Aiuto. Eccolo qua, un altro tubettino. Va bene, proviamo. Bello, mi piace molto. Poi queste cose ovviamente le troverete tutte nelle mie prossime recensioni. Poi, mamma mia, quante cose ho preso. In effetti ho speso tantissimo, cioè ve lo dico proprio in tutta sincerità, ho speso veramente tanto, ma mi sono ripromessa che nel mese di dicembre non compro niente per me, comprerò solo regali. I regali per me me li sono praticamente già fatti. Oh santo cielo, e cos'è questo? Questo non l'ho comprato. Questo è un sample, me l'hanno regalato loro. Io non ho preso questo prodotto, assolutamente. Light Bear, mai sentito. Light Bear, come si pronuncia? Anti-aging hydration cream. Wow. Ma pazzesco, 50 ml di prodotto regalato così, proprio, cioè, così, a gratis. Secondo ingrediente rosa damascena, adoro. Meravigliosa. Cioè, ho un'altra crema viso, così, buttata dentro. Chissà cosa vorrà dire che lavora da 9 a 5. Boh. Questa è da approfondire, a parte che non conosco assolutamente questa marca, ma non ce l'hanno neanche in negozio, cioè neanche sullo shop online, cioè questa marca. Forse sarà una marca in arrivo, penso, allora. Ma fantastico, troppo carini. Cioè una full size così, il regalo di una crema anti-age, veramente mai vista. Non vedo l'ora assolutamente di provarla. Pazzesco. Carinissimi. Vediamo qui cosa troviamo ancora. Quante cose, ragazzi. Ah, sì, ecco questo qua. Questo qua lo voglio proprio provare, perché questo è praticamente della Moroccan Natural. Vedete? È un Organic Argan Radiance. Praticamente è un roll-on. Eccolo. Con la pallina di metallo, quindi rinfrescante, con l'effetto tensore tipico del metallo che rimane freddo, ed è praticamente olio d'argan con polvere di perla e olivello spinoso. Avevo molta curiosità di provare la polvere di perla, perché insomma ho visto video e ho letto un po' di recensioni e parlano di effetti veramente molto levigante sul viso, quindi visto che io ho un gran bisogno di levigare, avendo i vari segni, le varie cicatrici lasciate dall'acne, volevo assolutamente provarlo. E loro vendono anche un
roll-on per il contorno occhi, che ha dentro praticamente quasi le stesse cose. Quindi io mi sono detta, ma che tra l'altro costa di più. Parentesi, quindi io mi sono detta: ma io compro questo che è quello normale per tutto il viso, per tutto il corpo, e al limite lo uso anche su contorno occhi. Tanto più o meno gli ingredienti ho visto che sono più o meno quelli. Quindi lo proverò sia sul viso che sul contorno occhi. È un roll-on non molto grande, devo dire, ed è da 10 ml, quindi. Sì, piuttosto piccolino. L'ultima cosa che vedo nel mio pacchettino è questa qui, che non so assolutamente cosa sia perché non mi ricordo cosa manca. Ed è anche quella più difficile da aprire. Ah, sì. Questi qui sono i cristalli naturali per capelli biondi dell'Alchemilla. Devo dire che sì, non avevo letto il formato, però me li immaginavo un po' più grandi. Cioè, la confezione è davvero piccolina. Davvero piccola, 50 ml. Sono fatti a spray, ovviamente. Sono i cristalli liquidi. Per i capelli, io non ho mai usato, devo dire, questo tipo di prodotto, neanche quando esisteva pressoché solo siliconico, mai usato, quindi è proprio la prima volta che mi approccio ai cristalli liquidi e quindi sono molto curiosa. Ho voluto provarli perché intanto, vabbè, io sto tagliando i capelli veramente una volta ogni tantissimo, quindi ovviamente ho un po' di doppie punte, un po' tante. E io ho un problema di volume, ma sul cuoio capelluto, mentre le punte mi rimangono, anzi, a volte anche leggermente secche. Quindi volevo provare, volevo vedere se magari con un prodotto del genere la situazione migliorava un po', perché le punte veramente appena lavati i capelli si lanciano verso l'infinito. Invece la parte più vicina alla radice rimane piatta, cioè veramente orrendo. Quindi voglio vedere di riuscire a domare un po' di più queste punte che si elettrizzano, si lanciano in giro per il mondo. Adesso poi inizia con l'inverno, figuriamoci, tutti i maglioni, i miei capelli si elettrizzeranno come al solito. E va bene, basta ragazzi, questo era il mio ordine. Non vi ho fatto vedere però i due campioncini che mi hanno messo dentro proprio nella bustina, così, cioè scusi, praticamente, da quanto capito la ragazza ha preso dal prodotto principale, ma secondo voi cosa c'è scritto qua? Eco stille? Boh. Raga, che dite? Che c'è scritto qua? Pulpe de Vie? Ok, la marca l'ho capita, ma non ho capito cos'è il resto. Boh. Non lo sapremo mai. E poi c'è il siero esfoliante della Purofi. Questo lo provo molto molto volentieri. Sì, oddio, ce n'è dentro proprio pochissimissimo. Però va bene, sicuramente almeno una volta ce la faccio. E basta, questo era il mio ordine. Ho preso veramente troppe cose. Sono rimasta, devo dire, piacevolmente sorpresa da questa full size, totalmente omaggiata. Ho preso, come avete visto, un po' di creme viso perché sono rimasta corto. Infatti, ultimamente stavo usando, specialmente come crema giorno, stavo smaltendo un po' di campioncini. Infatti, vi farò anche il video sui campioncini che ho usato ultimamente, e dei quali vi posso già parlare un po', perché comunque erano tutti campioncini che ho avuto modo di usare almeno una settimana, quindi insomma posso già darvi un'opinione di questi prodotti. Bene, direi che ribadisco che ho speso troppo.
Fatemi sapere se avete provato qualcosa delle cose che ho comprato, perché sono assolutamente curiosissima. Spero che siano prodotti validi. Molto carina la ragazza del negozio, moltissima cura, devo dire, nell'impacchettare i prodotti, veramente qualcosa di unico che non avevo mai visto da nessun negozio, quindi sicuramente insomma un valore aggiunto. Molto generosa con i campioncini, anche se comunque devo dire che io ho speso tanto, quindi insomma un po' me li meritavo, via. Niente, io vi ringrazio per aver guardato questo video e scusatemi per la voce, sicuramente un po' stanca perché veramente stasera sono proprio stanca. Scusatemi per non essermi fatta vedere e come al solito un mega bacio e alla prossima, ciao!